i briganti, mo' ci volessero i briganti, come si è detto prima. Ma i briganti ci stanno ancora. Tu ti pensi che andando siamo scorti, ma ci... Lo sai quando arriva? Arriva la Centrara, la Migliara, sta arriva tutta la parte. Non siamo scorti noi. Sì, è vero, che alcuni hanno acceso, che alcuni hanno acchiappato, che alcuni se ne ite, e tutti gli altri? Tutti gli altri ci stanno ancora. Noi ci starriamo. È il mondo nostro che è scurto. Non ci sta più il mondo nostro. Perché in danno, non so se tu lo sei mai sentito dire, come dicevano una volta ai guaglioni piccoli, quando gli fa allontanare dalla casa. Da allontanare ci stanno i masci cagliutti. I masci cagliutti che si mangiavano e si aiutavano. Quando fu un danno qua hanno arrivato proprio i masci cagliutti. Si hanno mangiato tutto, se l'hanno agliuttato e se l'hanno portato. Noi stavamo alla montagna e piano piano il mondo attorno a noi scurtava. Non ci stava più la gente, non ci stava più niente. Il primo tempo stavano i soldati, quelli che erano arrivati, parlavano giargianese, cose. Combatteremo contro essi. Poi, dopo, cominciamo a farlo scontare a quelli che gli erano chiamati, i signori, come se fosse. Poi hanno scurto pure i signori, perché i masci cagliutti si erano mangiati pure la roba sia. Io non so come la pensa che la gente. Lo tenesse capite che non è che hanno fatto chissà quale affare. E pure esse, chiane chiane, gli è stato ascoltato tutto quello che tenevano. E se lo tenesse addunato, che cosa? I roppi, chi c'è stato? Non sta arrivando alla montagna contro chi? La Guardia Nazionale, ma la Guardia Nazionale sono poveracci purissimi, vanno alla città, alla giornata, e fate, mettaci dei poveracci, e niente, piano piano è scurto il mondo nostro, e siamo scurti pure noi, ci siamo mangiati il mondo, attorno, senza manche farcella adunata. Thank you.